Meravigliosa, stiamo per parlare di un grande invece artista e proprio il 2 novembre è il giorno sia in cui è nato ed è il giorno in cui appunto è morto ben 3 anni fa e sto parlando del grandissimo Gigi Proietti. Allora oggi cercheremo insieme ai nostri ospiti insomma di parlare di questo grande artista ma anche di far venire fuori questo suo lato umano perché è veramente insomma un tratto del suo carattere che l'ha sempre contraddistinto. Allora do il benvenuto a Guido Barlozzetti, buongiorno. E a Filippo Laganà, buongiorno. Che è attore e soprattutto un amico di famiglia proprio di Gigi Proietti. Beh, io ho avuto la grande fortuna di averlo perennemente dentro casa, avendo il mio papà fatto il che fortuna, immagino quante risate che ti ha fatto fare, ma adesso ne parleremo subito insieme perché volevo farvi vedere questo pezzo tratto da Febbre da cavallo. E va a dormire. La patente, per favore. No, la patente non ce l'ho. Ah, è un grosso rischio. Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69. E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio. Stop! È un whisky fischio senza maschio. Stop! È un teschio maschio senza fischio. Stop! Un caschio moschio senza fischio. No! Col fischio. No! Col caschio? Nemmeno! Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire? Basta, basta, cacciatemelo via, non ne posso più! Meraviglioso, meraviglioso. Allora, Filippo, quindi dicevamo, amico di famiglia, tu sei un attore, sei figlio di Rodolfo Laganà. Allora, insomma, a questo punto ci devi anche un po' dare un po' di chicche, insomma, cos'è che ti diceva Gigi, cos'è che ti ricordi? Gigi era esattamente come lo abbiamo sempre visto tutti, non era differente. Intanto io vorrei fargli tanti auguri perché oggi è il suo compleanno, certo. Per me è il suo compleanno. È il suo compleanno, punto. Assolutamente, quindi, tanti auguri ad un grande, esatto. Grandissimo. Ed era esattamente così, Gigi si fermava con chiunque a parlare, a raccontare la barzelletta, a scherzare, a giocare, soprattutto a parlare della Roma che aveva questo grande dolore nel cuore ed era una persona meravigliosa. Io ricordo, ho tantissimi ricordi con Gigi, noi abbiamo passato tutte le vacanze sempre insieme a Ponza, nell'isola che amiamo e quindi ho dei ricordi meravigliosi. Io ricordo per esempio, qua vedo una foto meravigliosa del maresciallo Rocca. È il maresciallo Rocca. Noi stavamo a Ponza tornando da una cena in condizioni, insomma, lascio immaginare. E si fermò la pattuglia dei carabinieri e dice: maresciallo, perché lui era proprio maresciallo. Io me lo ricordo molto bene, guarda. Era una persona meravigliosa. Pensa che a scuola a me dicevano, perché insomma, siccome mio papà era maresciallo dei carabinieri, allora mi legavano sempre al maresciallo Rocca, quindi insomma, e adesso che ci sta guardando lo saluto mio papà, perché lui, proprio Gigi Proietti, per lui era veramente un mito, come lo è per tutti noi. La cosa che io ho notato e che mi ha lasciato veramente meravigliato, che per la gente quando Gigi ha deciso di andare in tournée, diciamo che io dico sempre che Gigi è andato in tournée, è come se fosse morto un parente per tutti, certo. Anche per le persone che non l'hanno mai conosciuto. Questa è la grande verità di un personaggio così grande. Che non muore mai. Non muore mai. È eterno, no? È vero, Guido? Ma adesso a te l'arduo compito, insomma, di raccontarci brevemente questa grande carriera. È arduo il compito perché Proietti ha fatto tantissime cose. È stato un uomo di teatro, ha fatto televisione, ha fatto cinema, abbiamo visto appena adesso Febbre di cavallo, ma soprattutto, come veniva sottolineato, è stato un amico degli italiani, cioè è stato non solo un attore, ma ha coinciso con un personaggio che gli italiani hanno assunto in casa in qualche modo. Io mi ricordo, lo andai a intervistare mentre girava il maresciallo Rocca sotto un cavalcavia, lo trovai in uniforme naturalmente e lui era il maresciallo Rocca, non è Gigi Proietti, era diventato. D'altronde poi per un attore credo che sia proprio una delle consacrazione, naturalmente è anche una costrizione, nel senso che quando un attore aderisce con certo, un personaggio certo. Vale poi per il commissario Montalbano, vale per il commissario Cattani. Quando interpreta altri ruoli poi insomma spesso... Però insomma la sua poliedricità da questo punto di vista è anche la capacità di lavorare su un teatro che non era il teatro colto, intellettuale, era un teatro popolare, basti pensare Alleluia brava gente, che poi diventa la svolta in qualche modo della sua carriera, se possiamo parlare di svolta, perché è sempre stato un grande attore comunque sia. E poi la sua capacità di muoversi su terreni completamente diversi, appunto il cinema, dove poi non è diventato
un mostro come lo sono stati Tognazzi, Gassman o Sordi, ma proprio per questa sua, Proietti aveva una caratteristica sulfurea per certi versi, no? Questa sua capacità di giocare col linguaggio, questa ironia molto, molto forte e anche questa romanità che lo connotava moltissimo, perché era un elemento evidentemente fortissimo della sua identità, ma non una romanità locale. Qui c'è anche questa sua capacità di farne un linguaggio in qualche modo nazionale condiviso da tutti. Esatto, esatto, assolutamente. Allora, noi dovremmo avere la brochure di Alleluia Brava Gente, no? Che nel dicembre 1970 Gigi Proietti debutta al fianco di Renato Raschel al Teatro Sistina. Qui li vediamo ospiti di Corrado in Canzonissima del 71. Vediamoli un po'. Oh, la la ratta blanca, arriva il cavaliere, e accanto a lui chi ci sta? Lo sotto cavaliere. In ogni calamità non c'è paura alcuna, cavalca al nostro fianco con la fortuna. Eccola qui, nel frattempo abbiamo ritrovato questa brochure di Alleluia, Alleluia, eccolo qua. Senti Filippo, allora, quali sono stati i momenti in cui hai sentito più vicino Gigi? Cioè, non so, ci sono stati dei momenti difficili in cui, insomma, siete stati più vicini? Lui è sempre stato molto presente nella mia vita. Io ricordo Gigi venire in camera mia quando ero piccolo e magari si sedeva mentre io stavo giocando e cose, mi... Domani c'ho la prima dello spettacolo, ma secondo te c'è gente? Cioè, Proietti che mi chiede a me, c'è gente? È incredibile, questa è la sua... No, questa è... Chi era la sua grandezza. Poi Alleluia Brava Gente, io sono nato con quello. Ah, ecco, vedi. Nel 94 lo fece il mio papà, quindi il testimone passò da Gigi all'allievo e quindi la speranza è quella che poi si possa rifare Alleluia Brava Gente, che è il mio sogno, che conosco a memoria. E noi te lo auguriamo. Ma speriamo. Quindi, invece dei consigli sul tuo lavoro? Consigli tanti, tanti. Sicuramente l'umiltà è il primo consiglio che mi ha sempre dato. La seconda è che è sempre stato importante sapere dove andare a mangiare dopo lo spettacolo, perché se no era inutile proprio fare lo spettacolo. Ah certo, quella era la base dello spettacolo. Dove si va a mangiare? Dove si va a mangiare verso le tre di notte. Esattamente. La grande ironia, il mai prendersi sul serio, giocare e la più grande dimostrazione d'affetto Gigi me l'ha data quando io sono stato molto male 4 anni fa e al Policlinico di Tor Vergata io ho fatto un trapianto di fegato, da lì nasce il film Amici per la pelle e Gigi venne a festeggiare la Pasqua in ospedale con noi, entrò in ogni camera a salutare tutti i pazienti che lo avevano riconosciuto, non ne ha mancato uno. E beh, una Pasqua indimenticabile, per te insomma, e per gli altri pazienti. Veramente uno di noi, uno del popolo, una persona meravigliosa che manca tantissimo e se n'è andato nel momento in cui i teatri erano chiusi, perché quando andò certo, via c'era la pandemia. E in questo momento permettimi di fare solo un piccolo appello. C'è un teatro a Roma che si chiama il Globe Theater, che la famiglia Proietti, Carlotta, Susanna e Saghitta, che sono persone eccezionali, che stanno facendo di tutto come loro, una famiglia molto unita, no? Che è in un momento di grande difficoltà. Quindi speriamo che si possa... riaprire questo teatro. E noi ce lo auguriamo vivamente. Allora, intanto eccoci qui, Massimiliano, mi hai raggiunto. Buongiorno, buongiorno. Parliamo di un grande, insomma, Gigi sì, Proietti, no? Veramente bellissimo, bravissimo. E allora, dobbiamo chiudere. Lasciatemi solo dire che oggi compie gli anni anche Rascoli, che ha fatto ben 125 anni, 1898-2023. Tu pensa alla classifica, è Torino, Genova, Juventus e poi Ascoli. Quindi auguri. Auguri al tuo Ascoli.